Buonasera a tutti ragazzi. Qualche giorno fa la Giants ha rilasciato alcuni mezzi e attrezzi che ci saranno nel gioco, ovviamente solo una parte per mostrare. Scusate, ho sbagliato foto. Questo mostrerò dopo. Allora, ecco qua, questi qua sono i veicoli, alcuni veicoli, non tutti ovviamente. Più avanti verranno rilasciati altre foto, altri veicoli, roba così. Per ora veicoli abbiamo questi due New Holland, poi qua c'è scritto prossimamente, quindi penso che sarà un T5000 e il T8360, qui abbiamo il 8320 e il 560, il T9, Ponce per caricare i tronchi, il Buffalo, Harvester, qui c'è la New Holland, quindi fa pensare che magari metteranno la CR, magari la 990 o magari la 10000, quella nuova. Oppure magari qualche trincia, però forse ci sarà la solita Crown. Poi abbiamo lo Scorpion per tirare i tronchi. Qua c'è anche un Coming Soon, quindi direi che arriverà qualcos'altro. Equipment che sono gli attrezzi, c'è la Jens, la cipotrice, che assomiglia a quella che c'era nella Forest Mode. Poi c'è il Goggling, questo attrezzo estirpatore da 3 metri. Crampe, qui vedo che c'è il 2 assi, quindi probabile che mettano anche il 3 assi. New Holland ci sono solo queste due imballatrici, la Big Baller per balle rettangolari e questa per le tonde. Pottinger, abbiamo la Vitasim a 3 metri, qui non so, forse metteranno una da 4 metri o magari una di quelle combinate, non sarebbe male, quelle pieghevoli, sarebbe bellissimo. Poi abbiamo lo Strautman. Penso che qui metteranno un 2 assi, visto che qua hanno messo il 3. Sewer sono le zavorre, sostituiranno quelle della Lizard, quelle senza col marchio Lizard, che sarebbe un marchio così alla casa, così per non avere diritti d'autore o altro. Qua boh, sarà una novità. Allora, le caratteristiche per giocare minime. Chiede Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, 2 GHz di CPU, Intel o AMD, Nvidia GeForce 8600 Series, ATX 2600 o meglio, minimo 200 MB di RAM, 512 scusate, 2 GB di RAM, 2 GB di disco fisso e scheda audio e lettore DVD. Qui caratteristiche simili a quella del vecchio Farming, solo che qui chiede 2 GB di RAM invece di una, quindi vuol dire che il gioco è abbordabile per tutti. La Giants, come al solito, ha pensato a chi non ha PC potenti, dare la possibilità anche a loro di giocare. Questo fa molto piacere, anzi, ho visto che poi fanno più soldi. Continuiamo qui con le foto fatte direttamente da Gamescom, come vedete. Vedete gli specchietti retrovisori, l'HUD dove c'è segnato quanti chilometri orari state facendo, il carburante, quantità nel rimorchio, orario, soldi. Poi qui vedete, come detto prima, nuovi attrezzi. Qui vedete nuove lingue disponibili, italiano, questo invece è turco, vabbè, poi c'è il portogallo, brasiliano, portoghese brasiliano, scusate. Vedete le SR. Qui vedete il bestione, vedete anche molto dettagliato, vedete poi anche, vabbè, una parte del gioco. Qui vedete un marchio nuovo, Lieber, penso che mettano lì al posto del Lizard, dell'escavatore, mettono questo, metteranno magari il bulldozer. Vedete anche lo sporco del mezzo e da quello che ho visto dal video potete mettere o togliere lo sporco, però lo sporco si forma col tempo, quindi non è che, non so, premete un tasto e togliete lo sporco, premete il tasto e torna tutto così sporco. Cioè, mettono diversamente. Anche se preferirei averlo solo mezzi che si sporcano e basta, non toglierlo e metterlo. Vedete anche qui il dettaglio dell'estintore, la trasmissione, la zavorra, disponibile per PC, Xbox 360, Xbox One, PS4 e PS3. Vedete, vabbè, lo stand, AVAC, missioni da fare, vabbè, questo è un modulo di scarico, dettagli all'interno della cabina, fa
fatto veramente bene. Spieghi i retrovisori. A questo punto mi viene da dire che quello che ha detto Ago è vero, cioè che la Giants ha preso spunto dai modder per creare queste cose qua. Ad esempio, gli spieghetti retrovisori, lo sporco, i dettagli, eccetera, eccetera. Lo sporco anche qui, come vedete, è fatto benissimo, quindi vuol dire che anche le tracce, quindi vuol dire che hanno preso spunto dai modder. Questo vuol dire che finalmente hanno capito di ascoltarci. Omari hanno fatto un sondaggio, hanno guardato, osservato cosa la gente preferiva. Vedete anche i dettagli delle gomme, come è fatto bene. Dettagli del trattore, sospensioni, sollevatore anteriore. Dirt, nuovo menu. Vedete qua invece è il Gamescom. Ho dato per una figata essere là a giocare. Quindi penso che ci aspetteremo qualcosa di bello dalla Giants. E finalmente ha dato retta a noi. Spero mettano anche l'entrosolco, così sono a posto. Qui vedete anche sporco, bello, tutto bello zozzo. Beh, dai, speriamo venga fuori un lavoro fatto bene, non vedo l'ora di provare la demo, fare video e mostrarvi un po' com'è. Vedete anche la traccia delle scarpe. Con questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video, ciao!